Ragazzi, io inizierei da qui perché secondo me ci siamo quasi, eh. Ok, penso che sia da salire qui? Quasi sicuramente. Ragazzi, la nebbia! No, qui no. Allontanatevi da me! Allontanatevi da me! Io ci penso non io con la spada! Non vedo assolutamente niente! Non vedo niente neanche io! Vedo delle luci! Oh mio Dio! No, no, ragazzi, questi sono fortissimi! Ragazzi, sono fortissimi, li sto ammazzando! Occhio! Voglio addosso me! Fammi allontanare! No, ragazzi, sto per morire! Oh mio Dio, sto per morire! Erano fortissimi! Mamma mia! Oh, erano fortissimi! Nascondetevi, rimanete fermi, porca miseria! Io ne vedo altri nel buio! Sono roba fortissima! Sto benino! Sto rigenerando i cuori, ma erano ce ne avete altri voi addosso, ragazzi? Vedo Anna! No, di qua no! Ragazzi, la nebbia! Aia! La nebbia è finita! State bene! Io non stavo bene per niente! Era terribile, ragazzi! Per fortuna che c'era una pozza di lava lì, ma guarda piuttosto cosa ha droppato uno di loro. Oh mio Dio! Ma erano cos'è, mostri. Cos'è? È un arco di Spectrite, cioè parzialmente di Spectrite almeno. Spectrite Arrow Fired. Sì, è parzialmente di Spectrite. Se volete lo potete tenere voi, a me non serve per il momento. Comunque, ma hai visto i colori? Sì. Erano fatti di Spectrite completamente. Io ho visto quest'orda di scheletri che mi veniva addosso, erano tantissimi, tipo 5-6 scheletri, tutti io addosso a me. Io ho visto che uno addirittura aveva tutta l'armatura completa di Spectrite. Sì, e poi c'erano dei Blaze anche, tutti con i colori della Spectrite. Sì. Ma io non li ho visti quelli. Io sono andato un attimo nel panico, raga, ho sudato freddo. Io sono scappato. Io pensavo che mi uccidessero, eh. No, hai fatto bene, cioè in una situazione del genere non ti si può neanche biasimare per essere fuggito, erano fortissimi, erano tanti. Mi sono anche disorientato perché prima di iniziare il video sapevo dove dovevamo andare, Stavi dicendo di risalire qua sopra. Ok, perfetto, sapete, vi spiego perché dicevo di risalire qua sopra. Allora, io ho il monitor delle telecamere, no? Quando l'ho aperto l'ultima volta ho notato che c'è una telecamera. Le nostre telecamere ovviamente qui non ce le dà perché sono troppo lontane. Hanno un range. Praticamente io il monitor lo posso usare solo se sono abbastanza vicino alla telecamera. E io ho la 17 e l'ho aperta in questo momento. Ah, c'è l'intruso nella 17. Come c'è l'intruso? Sì, è proprio qua dentro ed è una stanza. Ci sono degli insetti enormi. Che schifo. E c'è una... Ok, tranquilli. Allora, è una stanza e una gabbia di un SCP, ok? All'interno della gabbia c'è una chest di Spectrite. Poi ci sono degli insetti schifosissimi, enormi. E l'intruso adesso è sparito, è ricomparso. Che sta facendo? L'intruso sta girando intorno alla gabbia interna e ignora questi insetti giganti. Sembra che lui non lo attacchino nemmeno. Però la cassa di Spectrite che è rinchiusa là dentro, secondo me potrebbe essere una buona, una speranza. Pensare che dentro ci siano i nostri draghi. Ricordatevi che noi siamo qui alla ricerca dei nostri cavolo di draghi, ok? Noi quelli vogliamo. Dobbiamo recuperarli. Ci servono, non glieli possiamo lasciare. Sì, assolutamente. E io penso che dentro quella cassa di Spectrite, protetta da quegli insetti schifosi, ci siano i nostri draghi. Ora Come facciamo a capire dov'è la stanza? È da questa parte, per deve forza. Deve essere vicino. Esatto, deve essere vicino. Perché se io posso vedere la telecamera significa che la stanza è vicino. Quindi, torce alla mano, anche se è abbastanza luminoso. Anche se è tutto buio, però è tutto nero. Ma comunque io un po' ci vedo ora. Dobbiamo andare verso la direzione opposta. Fate qui attenzione. Stavamo andando prima. Perché se noi prima non lo vedevamo e adesso invece lo vediamo, significa che stiamo andando nella direzione giusta. Aspettate, fatemi dare un'occhiata più in qua da questa parte. Perché secondo me ci deve essere un passaggio che ci porta verso sotto o verso sopra. Perché da dei lati non vedo niente. Può essere qua, magari, questa roba qua. Lion, qui c'è un passaggio. Davvero? Sì, nella parete. Nella parete, io sono sceso davvero di sotto, eccolo. Però Sali. Dite che è buono quello che avete preso voi. Aspettate. No, non saprei. È un po' strano. Arrivo io. Aiuto. Ce la fai? Sì, ce la faccio. Tranquilli. Mi sta prendendo un pochettino il panico perché quei mostri di prima erano molto forti. Dov'è il passaggio nella parete? Da questa parte? Mi sa che è questo. Sì, è per forza questo. Oh, ottimo. Ok. E c'è un... sì, è questo al 100%. Allora, gli SCP, noi lo sappiamo che quando c'è un SCP c'è sempre sto buco con l'acqua sotto, Anna, no? Tu lo sai. Sì, certo, ma quindi, non è possibile che c'è acqua, siamo nel Nether. E invece c'è acqua. Ma come? È qua, è per forza qua. Buttatevi, attenzione a prendere l'acqua e ci si fa male lo stesso perché... Aio! Raga, ma questa non è acqua. Ragazzi, ma perché? Raga, non lo so, però io non sono... Non possiamo uscire, perché... Fermi, ok? Mantenete la calma. Corri, rompi! Io rompo, ma... Ok? Allora, io ho ripreso l'aria, però non sta andando bene, ragazzi, non sta andando bene qua. Secondo me rischiamo di morirci. Non... Allontanati. Non posso. Raga, state bene? Lo so, non riusciamo a uscire. Raga, non riusciamo a uscire, posso provare ad allungarmi...
No, 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 qui ma c'è qualcosa. Ma che diavoleria è? Non lo so. Oddio, oddio, tornate indietro. Tornate indietro. Allora, ci sono degli insetti enormi. No, 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 qui moriamo tutti, ragazzi. Qui moriamo tutti. Qui moriamo tutti se non stiamo attenti. Fa qualcosa. Non so cosa fare. Allontanati, vai da questa parte. Era una trappola. Era una, secondo me è una trappola. Non secondo capisco, me è una trappola. Non capisco. C'è quest'acqua strana che praticamente ci ha totalmente intrappolato. Io qua sono entrato. Il problema è che siamo entrati dentro dall'intruso. Ma siamo passati da una porta. Da una porta abbiamo spaccato praticamente tutto. Però io sto cercando. Potete venire avanti adesso, perché siamo entrati. C'è soltanto un mostro. Come fai qui? Allora, devi salire anche te, devi salire. Mario... Ma io vedo l'acqua, vedo il vuoto. Passa, no? Passa, non cadrai, passa. Ma che cavolo? Salta, non so che non roba posso, è quest'acqua. Togli il blocco. Vabbè, ci penso io. Ok, okay. Ora okay, rimettitelo, scusami, sotto i piedi. Dobbiamo passare uno alla volta tutti quanti così. Mario e Anna, voi dove cavolo siete tornati arriviamo, indietro? Arriviamo. Non vi vedo più, avete scavato nella Netherrack. Che cosa sì, avete fatto? Siamo là dietro, sì. Ok, sbrigatevi, vi aspettiamo. Non è acqua, secondo me. Ovvio che non è acqua, è ovvio che non è acqua. Cioè, ci faceva tipo... Aspetta, tu ti stai preoccupando dell'acqua quando ci sono ste bestie qua sotto? Le vedo, mi fanno veramente schifo. Io queste robe qua non le sopporto. Rimanete occhio, indietro. Rimanete indietro, ok? Perché, mamma mia. Dio mio, Dio mio. T'aveva preso o sbaglio? Non sbagli per niente. Mi aveva preso e mi stava per, non lo so che cosa. Però mi stava per mangiare, secondo me. Allora, sotto ce ne sono degli altri, però. Oddio, no, ragazzi, non si può. Cioè, come ci moriamo. Facciamo? Non cadere, oh. No, non cado, ma dobbiamo ucciderli, perché se quella cassa là sotto contiene veramente i draghi che ci servono a noi, noi dobbiamo riuscire a prenderla, ma questi cosi qua sono... A parte che... No, raga, io non riesco, mi fanno troppo schifo. Cioè, io non so se c'è un SCP... Scusate, aspetta, potete proteggermi un istante? Sì, perché... Vai, non vai. Rimani... Bravo, okay, rimani qui. Allora, SCP, Moth, perché queste sono falene, no? Sono Moth, giusto? Bah, se tu lo vuoi chiamare Moth, io ne ho visto uno che era uno scorpione. Allora, io credo di aver trovato una roba, ma non so se è questo. L'SCP numero 2598 mi risulta che siano delle falene, ok? Però non so, cioè questi mi sembrano più insetti giganti. Provo a cercare SCP Giant Insect, perché sì, secondo me deve... Eccolo, l'ho trovato. Che schifo. Qual è il numero, È il numero 439, anche se qui ha una... Oddio mio. Oddio mio. Che cos'è? Fa schifo, sembra una specie di scheletro completamente divorato. È una roba terribile. Dai. E credo sia divorato da questi insetti. Cioè praticamente quindi sì, mi voleva mangiare quella roba. Io devo scendere, ragazzi. Ascoltate, se non ci fossimo. Un arco? Non ho un arco. Tu avevi l'arco, ma non ce l'hai. Non te lo sei portato. Ha preso. C'ho la ma pistola. Ma uno dei mostri ha droppato un arco. Sì, e lei no, ma non abbiamo frecce. Non abbiamo frecce. Ascolta, ce l'ho io. No, no, tranquilli, ci penso io. Gli sparo con la pistola. Con le creature infatti funziona, ok? Sì, però. Cioè, ragazzi, sono tantissime. Come faccio? Sono troppe, guarda. Non riuscirò mai ad ucciderle tutte. Tutte qua sotto, se scendi alla fine. Se scendi sei morto, sei spacciato. Però sta funzionando, Sta funzionando, ne ho ucciso due. Okay, ne ho ucciso due. Ottimo. Ok. Ce n'è giusto un altro qui dentro. Ok, ci vado io prima, lo uccido. Vai non di spada, vai di spada, sono vado due. Vado di spada, ok. Porca miseria. Sento. Ok. Ah, mi ha preso. No, no. Ti aiuto. No, ti salviamo! Ok, grazie. Aspetta, ci penso vai, io. Vai tu, mi allontano. Okay. Perfetto, grande così, grandissimi. Bravo. Oh, mamma mia, che paura, Mario. Col colore che hai mi sembra solo un insetto. Ok, tranquilli, un attimo di panico. Va bene. Vediamo se ci sono i draghi. Ci sono? Dimmi ci sono! Yes! Sì. Ok. Wow. Prendo questo. Ehi, è il mio. Ragazzi, qual era che il c'è? Mio? Non sono quello più quello che è rimasto. Vabbè, se abbiamo preso quello sbagliato, tanto lo sappiamo, sì, no? Vabbè, perché... tanto ce li possiamo scambiare, sì, no? Il mio era quello rosso, mi ricordo molto bene di lui. Non l'ho mica dimenticato. Anzi, sapete che cosa vi dico? Visto che abbiamo preso sta roba, freghiamoci anche la cassa di Spectrite, perché fai bene, ottimo. Magari ha qualche caratteristica speciale. Non so non se si rompe? Non so se la romperò col piccolo. Vai, vai. Tanto è roba dell'intruso. L'ho presa. Buono. Sì. Buonissimo. È una cassa di Spectrite. Né più né meno. Una cassa di Spectrite. Ok, spacchiamo il muro da qua. E io direi che ce ne possiamo anche andare. I draghi li abbiamo ripresi. Abbiamo capito che qui nel Nether l'intruso ha un potere molto più alto di fuori. Ok? Lui è molto forte qua dentro, perché è riuscito a farci addormentare e a rubarci i draghi dall'inventario. Cioè non ci ha neanche ucciso, capite? Ci ha rubato le cose da dentro. Ok? È terribile. Qui dentro siamo più vulnerabili, quindi prima usciamo meglio è. Io direi di approfittare del fatto che possiamo rompere senza problemi, perché comunque SCP qui dentro non ce ne sono. Cioè è soltanto una gabbia vuota che lui ha utilizzato per rinchiudere i nostri draghi. Abbiamo avuto anche la fortuna che lui qua dentro, quando noi siamo entrati, non c'era più. E questa cosa secondo me ci ha salvato la vita, perché altrimenti qui lui ci avrebbe ucciso. Ora, visto che ci siamo, io proporrei, ragazzi, diamo un'occhiata qua dentro. Se lo vediamo arrivare, ce ne andiamo. Ma come ce ne andiamo? Perché il problema
e che noi dovremmo rifare tutta la strada al contrario. E infatti, se noi è un rischio enorme, ragazzi. Ci sta l'acqua di nuovo. Senza considerare che comunque ci sono dei percorsi che non possiamo fare al contrario. Esatto, dovremmo fare un sacco di pasticci. Ci servirebbe un modo per andarcene via in fretta. Potremmo provare a morire, ma sarebbe rischioso perché non sappiamo se teniamo le cose. Qualche volta le abbiamo tenute addosso le cose. Però non so. Aspetta, scusa, i draghi? I draghi cosa? I draghi nel nether ci muoiono. No, io non li voglio usare qua dentro. È un'idea del cavolo, li faresti morire. Guarda qua, guarda qua. Cosa c'hai? C'è qualcosa? Che cosa sono quelle? Cos'è questa roba? Cos'è? Cos'è sta roba? Recall potion. Che cosa fa la recall potion? Ma a me sembra familiare sta boccetta, a te no? Lo so che cosa fa, questa qui ti riporta a casa. Esatto. Buonissimo, buonissimo. Ok, perfetto, mi piace, mi piace. Allora, con questa pozione possiamo andarcene quando vogliamo, il che è perfetto per noi. Però prima di andarcene io vi propongo una cosa. Visto che siamo qua dentro, perché non dare un'occhiata? Ragazzi? Oh no. No, no, sta arrivando? No, 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 ok, tranquilli, mettete la pozione di Mario nell'inventario, ok? Se le cose si fanno, se succede... No, niente benda, tanto abbiamo capito che ce la può togliere, ok? Quindi niente benda, se succede... Ah, oddio, è lì dietro, 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 indietreggiate, 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 toglietevi di torno. Ok, se succede qualcosa, Se decidiamo di levarci di torno, allontanatevi da me, ragazzi. Allontanatevi da me. Allontanatevi da me. Toglietevi da me. Perché voi dovete stare lontani. Andiamo? Non lo so. Io voglio attaccarlo. Dietro, non lo so. Io voglio attaccarlo. Se vedo che lui mi dà fastidio, se mi si avvicina a me, io lo attacco. Ma se le cose si mettono male, state pronti ad utilizzare la pozione di ritorno a casa, ok? Ok. Sta venendo da me. La beviamo. No, aspetta, ancora no. Aspettate, state tranquilli. C'ho la spada di Spectrite. Ma lui, secondo me, volta ci ha rubato i draghi. Che tranquilli. L'ho ucciso. Andiamocene via. Facciamo la pozione. Beviamo la pozione, raga. Tanto sappiamo che lui non muore. Okay. Muore, ma non muore. Vai, usate la pozione. Siamo a casa? Sì. Ha funzionato. Bravo, Mario. Bravo. Ma come ha funzionato? Che non eri sicuro? Come no? Sì, sicuro. Porca miseria, guarda che 100%. Vabbè, venite un attimo, dobbiamo vedere se abbiamo i draghi giusti, perché io un po' il dubbio ce l'ho. Quindi usciamo dal castello, allontaniamoci un po' perché possono fare dei danni. Mi raccomando, vedete che cos'è e ritiratelo subito dentro il corno, perché non voglio avere scherzi. Provo prima il mio, un attimo, Provo il mio. Non è uscito niente, ma non mi faccio prendere dal panico. È uscito il mio drago. È lui. È il mio. Tocca a me. Tocca a Stefano, vai. Non è uscito niente. Ok, sì, è il tuo. Ok, tocca da Anna. Vediamo il tuo, veloce. Ok, sì, un po' vicino al castello. Perfetto. Ok, perfetto. Mario, il tuo, l'ultimo. Ok. Voilà. Perfetto, ok. Per un attimo ho avuto un po' di paura che potesse averci dato dei corni finti, perché sai. Infatti, anch'io avevo però la paura. Fortunatamente è tutto a posto. Invece c'è un'altra cosa che non è a posto e mi è tornata in mente poco fa, quando è venuto fuori il fatto di non son sicuro che le pozioni funzionassero. Allora, la scorsa volta, per un istante, si vedeva che il nostro Mario dava tipo un pugno per terra e veniva fuori il primo degli homunculus. Ve li ricordate gli homunculus? Quei cosi bianchi piccolini. Sì, ricordo. Quelli che vengono fuori dall'SCP Monster Pot. Ah, dimmi un po', come mai è successa questa cosa? Perché sembrava proprio che quel homunculus orribile l'avessi creato tu. Dimmi. C'hai presente nel castello i vari bauli che ci stavano? In uno ci stava un oggetto piccino, era tipo la scheggia del Monster Pot. Ecco, tu quando l'hai trovata questa scheggia, scusa? Quando siamo entrati, io mi sono messo a girare un po', ho trovato la cassa, ho fatto ehi, l'ho aperta e ci stava dentro. Ma quindi intendi in quel villaggio del cavolo? Sì. Nel castello dove stava pure. Cioè, tu trovi una roba che c'ha un nome strano, prendi e la usi così. Sei scemo, scusa. Cioè tu pensa se magari faccia esplodere tutto. Infatti, ma scusa, ma poi, ma dimmelo prima, no? Ma tu l'hai usata così a caso ed è venuto fuori il primo degli homunculus, giusto? Già. E poi hai risvegliato tutto il vaso praticamente. Ecco perché. Perché infatti il Monster Pot non si attiva da solo. Cioè il Monster Pot deve succedere qualcosa per farlo attivare. Ed ecco che cosa è successo. Sto scemo che ho usato un frammento. Era un test per la scienza. Ma scusa, perché non lo hai detto almeno? Perché non mi hai detto guarda che sto per usare, o guarda che ho usato sta cosa, ho fatto sto danno? Perché non l'hai detto? Perché vi sareste arrabbiati. E ora ci siamo arrabbiati di più però. Porca miseria. Oh, bisogna essere trasparenti. Che squadra siamo se ognuno fa le cose? Vabbè, tanto ormai con voi ci ho perso le speranze. Prima era lui, nella vecchia serie era lui che faceva. Adesso vuoi essere tu quello che fa le cose nascosto? No, era un caso isolato. Allora vuoi allearti con l'intruso? Adesso non degeneriamo. Guarda, vabbè, sono un po' arrabbiato. Vabbè, non fa niente. Dimmi, che cosa vuoi? La portata del Nether lo lasciamo aperto? Secondo me sì. Tanto lui può entrare e uscire comunque, non è che gli serve il nostro. Però aspettate un attimo. Allora, finora l'intruso ha usato quei portali neri, ok, per passare.
Però se adesso la sua dimensione si è trasformata nel nether oscuro del nostro mondo, no? In teoria lui, per passare da qui a lì, non dovrebbe aver bisogno di semplicemente un portale del nether. Quindi, gigante, eventualmente. Gigante, se gli serve grande, gigante, ma comunque un portale del nether. E se per far passare il Leviatano famoso, che noi pensiamo voglia utilizzare per distruggerci, lui stesse cercando di aprire non altro che un portale enorme del nether, invece che quella cosa nera? Può avere senso, effettivamente. Potrebbe anche passare più inosservato, perché un portale del nether, se io lo trovassi, forse neanche lo chiuderei. Infatti, esatto, ti ho detto no, non chiudiamolo, tanto è un portale del nether. Quindi lo lasciamo aperto. Sì, ma un portale gigantesco, penso che ce ne accorgiamo. Io lo lascerei comunque aperto, perché non andrei a pensare che è roba che c'entra con lui. Penserei bene, solo che è il nether. Io lo chiuderei a sto punto, comunque. Cioè, sì, può andare uno di voi. Stefano, vai tu, secondo, vai tu, lo spacchi, lo chiudi e basta. Senza considerare che, se non sbaglio, se tu apri un portale di una dimensione qualsiasi da una parte, quello d'uscita non deve essere per forza della stessa grandezza. Anna, i tuoi discorsi li fai dopo. Qua c'è un messaggio, lo vedete? Ah, non l'avevo visto. Brava, perché sei troppo impegnata a chiacchierare. Qua c'è un messaggio, questa è roba. Meet me at the stairs. È un messaggio della bambina, credo. Perché meet me, lei l'altra volta ci aveva detto meet me at the cemetery, al cimitero. Sì, questa volta alle invece scale. Meet me at the stairs, alle scale. Le scale, scale sono... quelle queste che ci sono qui, sì, sì, dobbiamo andare nelle scale, quelle nel nostro cortile. Ste, appena arrivo, puoi, arrivo, torna indietro, noi siamo nel cortile, ok? Vieni da questa parte. Ragazzi, con un occhio di attenzione, perché non possiamo sapere se per caso è una trappola, ok? Può sì, essere infatti sempre una trappola, anche se in teoria il messaggio è scritto proprio, cioè simile, anche l'oggetto è proprio quello. È lo stesso oggetto che ci aveva dato l'altra volta, sempre lei, la bambina dell'evoluzione, l'SCP della Fai bambina attenzione dell'evoluzione. Per farci venire da lei. E secondo non me lì fidarti vuole... No, tranquilli, dobbiamo andare. Cioè, non possiamo non fidarci. Un alleato, ne abbiamo due di alleati SCP umani. E non possiamo non fidarci nemmeno di loro, altrimenti andiamo a finire male. Stefano, eccoti qua. Oh, eccomi, corri, è buissimo. Lo so, vieni da me. Ok, le scale erano da questa parte. L'entrata delle scale è proprio di qua. Perché proprio queste di scale? Non potevano essere quelle del castello? Infatti. Lo so. E invece sono queste. Ok, ragazzi, io ho già ansia. Potete seguirmi anche voi. Tutti vicini, mi raccomando. Veloci, mi raccomando, le torce. Mi raccomando, cercate di illuminare un pochino, veloci, va bene? Veloci. Ok, ragazzi, attenti e tranquilli. Non fatevi prendere dal panico, perché fate solo che danno, ok? Abbiamo ancora abbastanza torce, basta che ne mettiamo una ogni tanto. Non sappiamo, però, ragazzi, stiamo andando senza pensare. Non sappiamo neanche, non sappiamo neanche dov'era l'appuntamento. Magari era sopra c'è le scale. C'è la torcia qui, corri qua, andiamo qui almeno lì. Ok, ok, va bene, va bene, va bene. Ti va dimentichi bene sempre che in queste scale la possibilità che esca il mostro sono tantissime. Sì, lo so, ma se uno va avanti senza ragionare fa dei danni. Noi non sappiamo dov'è il luogo dell'appuntamento con la ragazza. Questo effetto di ansia mi mette ansia veramente la vita reale, ok? Quindi un attimo, riorganizziamo i pensieri. Dove possiamo dover incontrare la ragazzina, la bambina, la SCP 048, 40, non mi ricordo in nemmeno più. Di solito qualcosa succede sempre alla fine delle okay, scale. Perfetto, mi sembra una buona idea. Allora, andiamo verso la fine delle scale. Oppure ci va soltanto uno? Ragazzi, non lo so. Vai solo te? No, tu Anna, ci vai tu questa volta. Ci dai, vado io? Vado sempre io avanti, vado sempre io avanti. Devi andare io tu questa volta. Io non mi muovo da qua. Va bene, bene, noi rimaniamo qui, tanto siamo vicini. Se scendi più di tre scale, se scendi più di ma tre rampe... Ma io sono alla fine. Ok, benissimo, aspetta lì, noi siamo qua sopra. Ragazzi, il mostro qua sotto! Ma come c'è il mostro? Cosa facciamo? Fuori, fuori, fuori! Andiamo fuori, via, via, fuori, via, fuori, via, 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 tutti via, tutti via, tutti via! Aiuto, correte, correte, vi dico correte. Qua, mi raccomando. Anna, stai correndo anche tu, stai correndo. Ovviamente, correte, più veloci. Porca miseria, non mi dire così, mi fai prendere il panico. Correte, amici, correte. Ma che dico, corri. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Aia, aia. Più veloce, più veloce. Ragazzi, aia. Fuori, 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 fuori del tutto, corri, fuori. Corri, corri, corri. Anna, ma siete Anna fuori? Sì, siamo fuori, Anna, dove Anna sei? Ma ancora sto salendo. Come stai salendo, Anna? Continua a salire, non sto arrivando su. E continua a salire, hai ancora il mostro dietro. Ragazzi, voi rimanete fermi qua. Hai ancora il mostro dietro? Raga, sto continuando a salire. Sì, mi sta ancora inseguendo, ma ancora non trovo l'uscita. Continua a salire, continua a salire, continua a girare. Sto continuando a salire, sembrano infinite queste scale. Calmati, calmati, porca miseria, calma. Detto, non c'è un mostro dietro, accidenti. Ok, ma tranquilla, continua. È strano, raga, era dietro di noi. Era dietro di noi. Era solo una rampa giù, praticamente. Sì, infatti, no, mezza rampa. Era tipo 4 gradini dietro raga di noi. Io non trovo l'uscita. Raga, Anna si è persa dentro. Mi sa che è finita nell'altra dimensione. È finita no, nella no stessa parte. Cioè, la dimensione che dell'intruso significa? Praticamente tu sei nella scala, ma non sei qui. Sei nella dimensione dell'intruso, cioè nel nostro nether.
Nel Nether, sì, hai capito. Però nel Nether ci deve essere una copia del nostro castello, una copia della scala sicuramente. E tu sei lì dentro. Continua a salire, non troverai l'uscita forse. Ma continuando a salire. Ma il mostro ti mollerà prima o poi, ok? Continua a salire. C'è un punto con la luce, mi fermo qui. Va bene, rimani lì dentro. Ragazzi, non la troviamo. Dobbiamo ritornare nel Nether. Dobbiamo tornare. Era una trappola comunque. Era una cacchio di trappola e noi ci siamo cascati con tutte le scarpe. Dobbiamo tornare indietro. Ma non possiamo. Cioè, è ovvio che noi. Ma perché il golem non ha fatto niente? Porca miseria. Il golem doveva impedire all'intruso. Se l'intruso è entrato nel castello per cercare di mettere questo messaggio schifoso. E se non fosse stato lui a metterlo, se il messaggio fosse stato vero, ma poi lui ha intercettato la ragazzina, ha capito che dovevamo incontrarci con lei, e capito, e l'ha bloccata. Secondo me è successo così. È ancora peggio. Raga, fate qualcosa però. Stai tranquilla, andiamo nel Nether e ti salviamo.